Ciao a tutti, sono Fulvio Paiola e sono il titolare della Duia Ristorante Vineria di Ciriè. Sono diventato imprenditore oramai 9 anni fa, un incontro quasi casuale con un vecchio amico a un matrimonio. Per noi è stato relativamente facile, comunque nonostante fosse un gruppo abbastanza eterogeneo, sia come zone di provenienza che come età, però veniamo tutti dal mondo del calcio e quindi siamo accomunati da una passione comune e ha fatto la differenza essere una squadra. Sicuramente la sincerità, la trasparenza sia tra noi soci che con i collaboratori, ma soprattutto bisogna essere sinceri col cliente. Se sbagli una volta è facile che tu quel cliente l'abbia perso. Quindi devi essere diretto, devi essere sincero e trasparente, devi dare un prodotto sempre coerente e una volta che scegli la via da seguire, devi mantenere quella e non prendere delle traverse che ti possono portare dei problemi. Noi siamo stati, diciamo, abbastanza agevolati da una storia ben radicata e presente. Comunque noi siamo subentrati nella gestione della Duia appunto nel 2015, quindi dopo già 15 anni di storia. Abbiamo mantenuto le idee di quella gestione per un tot di tempo, perché comunque crediamo che in questo nel mestiere del ristoratore non c'è nulla da inventare, quindi tu devi mantenere una coerenza sempre costante, grazie ai nostri collaboratori soprattutto, siamo riusciti ad arrivare ad un prodotto che è il nostro e adesso contiamo di sviluppare ancora per arrivare a nuovi traguardi, nuovi obiettivi. Un mio grande vecchio maestro mi disse che la cucina piemontese è semplice ma non è facile. Ci trova d'accordo, siamo partiti da quell'idea, quindi sviluppare il discorso della cucina piemontese riprendendo le ricette storiche, partendo da piatti iconici, facendoli nostri e portandoli avanti nel tempo. La cucina piemontese, la tradizione vengono valorizzati e rispettati per quello che devono essere, quindi i piatti iconici che abbiamo, come il nostro girello di vitello con la salsa 900, il tajarin al ragù di fassone e la guancia brasata con la crema di patate, sono i tre cardini che portiamo avanti e ci saranno sempre. Ci gratifica quando il cliente ci dice che si sente come a casa. E quello penso che per un ristoratore sia la cosa più bella. In questo momento storico la differenza la fa il sentimento, se posso usare questo termine. Noi in Italia siamo fortunati perché comunque cuciniamo bene già a casa, quindi siamo in grado di soddisfare le nostre esigenze o con tutti i modi per acquistare il vino e comprare dei buoni vini anche per casa. Il 9 marzo del 2020 con la chiusura per il Covid è successa una cosa più grande di noi, più grande di tutti, perché comunque è un evento totalmente inaspettato. Noi nel nostro settore siamo stati tra i più fortunati, perché comunque dopo 15 giorni era Pasqua e quindi siamo ripartiti. La decisione imprenditoriale difficile è stata quella di ripartire con l'asporto. È stato però facile perché comunque noi abbiamo sempre avuto un'unità di intenti. I ragazzi che lavoravano con noi, che lavorano tuttora con noi, ci hanno dato una grande mano e siamo ripartiti subito con entusiasmo e forza. Lato economico non è stata una grande scelta, però ci ha permesso di rimanere e tra l'altro di proporre poi una versione della Duia che è quella TKK, quindi il takeaway che tuttora viene richiesta. Il sogno penso di averlo già realizzato, comunque avere un locale, un ristorante che si è ritagliato una fettina di mercato in questa zona, colleghi che ti stimano, comunque una quotidianità importante.
Sicuramente l'obiettivo è quello di fare meglio, di migliorare, di riuscire a dare sempre qualcosa in più che venga percepito. Sicuramente l'importanza dei nostri collaboratori fa la differenza, perché comunque avere personale qualificato non è semplice adesso, specialmente nel nostro ambito. Noi abbiamo la fortuna di avere una squadra molto forte e quindi partiamo con delle grandi consapevolezze, poi il futuro chi lo sa.